La poesia, luce e oro. È l'anima di Marco Nereo Rotelli, uno degli italiani più amati nel mondo dell'arte. Un'intensa e ricercata poesia è costante riferimento del suo mondo, fatto di molteplici discipline del sapere. Si spiega così il coinvolgimento nella sua ricerca di registi, musicisti, filosofi, fotografi, tutto attorno alla poesia, che è diventata il vero punto di riferimento dell'artista. Le sue preziose installazioni hanno fatto il giro del mondo, raccogliendo prestigiosi riconoscimenti. Già Milano ti aveva conosciuto, diciamo, avevi illuminato Milano nell'occasione del Niart con il Castello Sforzesco. Oggi Palazzo Dugnani è uno dei luoghi più straordinari della cultura italiana nel mondo. Uno dei grandi eventi internazionali che da Parigi appunto si è spostato proprio qui, questa straordinaria sede, dedicato alle tavolette Rongorongo, quindi dedicato all'écriture silencieuse, al concetto della scrittura e ovviamente con la grande e ricca presenza di Marco Nereo Rotelli. Finalmente qui in Italia, dopo tanto girovagare nei musei mondiali. Effettivamente le mie mostre sono principalmente all'estero, l'ultima, come penso tu sappia, nella Steve Gallery di Denver, nel College, anche lì realizzata in ogni caso con un preciso significato etico, perché a me con la dimensione estetica interessa la dimensione etica, e lì ho lavorato a Denver niente poco di meno che con i Sioux. C'è un grande lavoro con i Sioux trasportando tutte le loro simbologie all'interno delle opere. Sto per dire, insomma, che ogni volta che mi presento anche in un luogo estero, la mia però attenzione è per l'identità locale, nel rispetto dell'identità locale. E in futuro io ho invece un grosso progetto a Milano e sarà dedicato al percorso della cultura milanese. Quindi un uomo ha un milione di segni, ma non tanto come concetto estetico, ma come concetto poetico. Oramai ho avuto il piacere di comunicare questo valore che già Beckett descrisse, no? Quando affermò la scrittura mi ha portato al silenzio. Oggi dove ci stai portando, Marco? Beh, la citazione di Beckett è molto bella, però tu tocchi veramente uno dei punti particolari, dei punti di non ritorno della cultura. Verità, nella dimensione della scrittura silenziosa, io riconosco la possibilità di comunicare senza, dicendolo nicianamente, senza suoni d'organetto. Quindi non è tanto il silenzio, ma è l'evitare inutili schiamazzi, inutili gesti, ma di controllare il gesto per una comunicazione precisa che può passare dal punto A al punto B secondo un segnale armonico. Tu oggi, Marco, sei considerato l'artista, il pensatore, il semantico, se vogliamo, che ha collegato tutti i secoli della storia dell'uomo. La tua ricerca nasce lontanissima e oggi abbiamo proprio il piacere di vederla da vicino con queste grandi tavolette. È doveroso giustamente parlare delle tavolette Rongorongo perché sono un segnale che ci insegna molto della storia della scrittura. In un'epoca globalizzata, ma direi anche in un'epoca di insicurezza globale in cui ormai le comunicazioni passano attraverso la lingua inglese, qui se non parli inglese ormai si è rovinato, invece noi difendiamo l'identità, che non vuol dire tanti altri discorsi intorno, perché io più che politico sono poetico, però significa credere che là, in queste zone d'ombra, in questi linguaggi come le tavolette perdute dell'isola di Pasqua, passano forse i messaggi più intensi. Detto in altre parole, all I know is a light in the dark, ciò che io conosco è una luce nel buio, oppure come diceva Ezra Pound, ciò che mi riporterà allo splendore sarà un berlume. Presente alle più importanti manifestazioni artistiche come la Biennale di Venezia e la Biennale di Pechino, Marco Nereo Rotelli ha ricevuto il premio dal Presidente della Repubblica Italiana in occasione della 51esima edizione della Biennale di Venezia. In Francia è l'autore di memorabili installazioni al Petit Palais, nonché alla Fondazione Cartier. Le sue opere sono visibili all'interno dei più grandi musei e collezioni, Parigi, Milano, Pechino, New York. Passo gran parte del mio tempo all'Isola di Pasqua e studio questo linguaggio e vivo con questi
Rapa Nui, che sono un popolo che ancora crede nel mana, nel potere del sogno, crede nell'ivo che è l'origine, crede ancora fortemente nel tapu, che non è il tabù nostro, ma è il rispetto per gli anziani, tutti i valori che noi abbiamo perso, no? Quindi, chiaramente io quando parlo di tavolette rongorongo, quando parlo delle speaking tablet, ti parlo di qualcosa in cui io credo fermamente che là esiste un sapere intuitivo e non un sapere diretto, come da noi, che è fatto dal soggetto, predicato, complemento o da un'immagine che dovrebbe dire la realtà, oppure non dirla, essere concettuale, per parlare d'arte. Io non credo a tutto questo. Tutto questo non mi interessa. Credo che l'arte sia una dimensione che accoglie con amore la possibilità di porre una visione intuitiva del mondo. Devi intuirla, devi amarla e ti avvicini. Parliamo del tuo grande capolavoro, della tua grande installazione, che hai voluto fortemente proprio per un concetto al quale è legato. O realizzo installazioni enormi, no? Come il Castello Sforzesco, ma anche più del Castello Sforzesco direi le cose all'estero, Petit Palais, Santiago de Compostela, Millennium Museum in Cina, o sono queste, o è questo lavoro sulle piccole misure, in cui io prendo i codici e i significati e li riporto dipingendoli. Quest'opera è costituita da 500 piccoli lavori, ricordo che io li dipingo ogni giorno, quasi come un diario, come uno scriva. Prendo questo lavoro proprio perché il mio lavoro, voglio dire, come giustamente hai detto, mi obbliga a girare continuamente il mondo. Se scrivo una poesia voglio fare la poesia più lunga del mondo, invece no. Cerco di concentrarmi ogni mattina su 20 cm per 20 in un tessuto cromatico, cercando di trasmettere la profondità della parola. Dove nasce questa idea mia del lavoro e della parola? Per farlo devo citare Kerouac, che ho amato profondamente perché la mia maestra, ricordo, è stata Fernanda Pivano in questo. Io ho letteralmente condiviso moltissimi progetti. Kerouac nel suo libro Dopo on the Road parla di due studiosi che volevano tradurre i pittogrammi cinesi. Di fronte a questi pittogrammi a un certo punto prendono una grande decisione. Invece di dire la traduzione io sono andato in montagna perché lassù il cielo azzurro è più limpido, decidono di ridare alla parola tutta la pienezza del suo significato e traducono tutta la forza e la potenza solo della parola. Andare, montagna, cielo, azzurro. Quindi riportano la parola nel suo profondo significato simbolico, togliendola dalla narrazione di spiegazione a te. Queste piccole tavolette, ognuna vuole dirti questo. Ti vuole dire, guarda, c'è un pittogramma unico, rappresenta una figura che ti porta a una dimensione lontana. E lì c'è una parola che, ricordo, mi ha sempre donato un poeta, che riporta in un'altra dimensione. Allora, su questo cito Beckett, due linee percorribili all'infinito, senza possibilità di incontro, eppure binari verso qualcosa. Dopo tanto, dopo tutto, progetti per il futuro? Avrò una mostra per cui mi sento onorato a Las Vegas e Miami, dove sono uno dei pochi artisti che accompagneranno le opere di De Chirico, perché il curatore ha colto in un certo senso la dimensione enigmatica del mio lavoro, per l'appunto una rivisitazione e reinvenzione degli spazi e delle incognite che De Chirico poneva con il suo linguaggio greco, le sue X, le sue domande. Del resto, vuol dirti che sono stato anche uno studioso di De Chirico. Marco Nereo Rotelli.